È stato un campionato diviso a metà, quello della Tempini Azzano-Brescia. L'andata è stata oltre ogni più roseo pensiero. I ragazzi hanno dimostrato di non abbassare la testa nemmeno di fronte alle formazioni create ad hoc per la promozione e riuscendo a dicembre addirittura a piazzarsi nella terna dorata del girone B della Serie B2. Il ritorno invece li ha visti più sottotono, complici la stanchezza e alcuni infortuni, ma comunque uniti per raggiungere l'obiettivo iniziale. Ai nostri microfoni, dopo il match contro Kles che ha loro assicurato la conferma nella Serie B2 per il risultato di 3-0, parla il tecnico Alessandro Zappa. Sì, è vero, la società mi aveva chiesto come obiettivo la salvezza, per cui va bene. Da allenatore non ti posso dire che sono completamente soddisfatto, perché se penso al girone d'andata, alla qualità di gioco che abbiamo espresso, ti dico, secondo me ora dovremmo essere qui a giocarci qualcos'altro, per cui non ti posso dire che sono completamente soddisfatto, perché se avessimo avuto l'ambizione di ottenere qualcosa di più e non accontentarci, secondo me adesso ci staremmo giocando altro. Sicuramente alcuni problemi fisici che si sono verificati hanno magari un pochino condizionato il giochino che eravamo riusciti a mettere in atto. Poi dopo sono venute fuori delle incertezze, dei problemi caratteriali che, finché tutto è andato bene, non si sono visti. Poi dopo si sono visti. Allora, io ritengo che squadre come Montichiari, Cisano e Mantova abbiano sicuramente un organico da playoff. Io non dico che noi dovessimo essere lì, però ritengo che ce la saremmo potuta giocare fino alla fine con queste tre squadre che ora sono lì a giocarsela, se avessimo espresso più continuità e soprattutto un atteggiamento, un carattere diverso da quello che si è visto nel girone di ritorno.